Incontriamo Pamela Marinelli e la incontriamo qua perché lei è l'autrice di questo bellissimo murales che circonda, avvolge la farmacia proprio qua ai quattro canti. Allora, Pamela è l'artista e Pamela, perché questo murales? Che cosa ci racconta questo murales? Ma l'idea che l'abbraccio mi piace perché c'è bisogno un po' di natura, natura e anche conoscenza delle piante mediche. Poi dalle riprese vedrete che tutte le piante che ho dipinto sono piante curative e proprio per arrivare al cuore della gente e parlare di piante che poi si trovano in mezzo alla strada, perché c'è il tarassaco che cresce sui marciapiedi, la verbena, l'edera, sono tutte piante che troviamo anche in città, quindi per mettere attenzione proprio su questo. Un po' di verde, sì. Che così fa calore a, sì, tante vie, a tante città, magari anche a un'attività. Sì, sì, perché no? Comunque è una farmacia, alla fine anche la medicina deriva dalle piante. Prima ci curavamo con le piante, adesso abbiamo elaborato più chimicamente con delle tecnologie, però tutto parte da lì, quindi alla fine è un connubio che sta bene insieme. Senti, Pamela, che cosa hai messo di tuo in questo murales? Che cosa mette di suo un artista quando arriva a dipingere qualcosa? Ma io penso che il fatto che io amo le piante, dipingo le piante, sia comunque me, c'è la mia anima dentro, io mi curo comunque con le piante, mi hanno aiutato tanto nella mia vita, è un pochino la missione della mia arte e alla fine è il mio stile, no? Quindi il mio modo di dipingere le piante magari non è uguale come se le dipingessi te, quindi già questo è me. Un lungo percorso che ti porta in giro per il mondo, dall'India ma non soltanto, fino a tornare a Livorno, fino ad amare questa città. Che cosa vedi in questa città dal punto di vista tuo lavorativo, dal punto di vista tuo creativo? Come può crescere? Può crescere in tanti modi, perché io adesso ho affittato una stanza in uno spazio co-working in via Ginori, siamo 14 artisti e la cosa bellissima è che ognuno ha il suo linguaggio e siamo diversi. C'è tanta voglia di lavorare, ci sono tante menti creative, basta solo veramente rimboccarsi le maniche, esporsi e fare, e poi gli altri ti seguono. Alla fine è l'azione che conta. È l'azione, perché siamo stati tanto fermi forse anche a pensare, perché come dicevi tu, un periodo di gestazione magari importante che ci ha fatto riflettere e che ci ha fatto coltivare anche delle nuove passioni, delle nuove idee. Sì, io per esempio ho cucinato tantissimo, però sì, è vero, perché io penso che ognuno abbia capito anche quanto siamo precari e quanto tante cose non sono più utili e altre cose invece ritornano a essere utili, quindi fare quello che veramente amiamo per me è la cosa fondamentale.